Ma buon salvissimo a tutti, siamo qui quest'oggi sul gioco per una cosa che si potrebbe chiamare gameplay, il che è strano chiamarlo gameplay dato che è il mio gioco, però sì, diciamo che è il video delle novità, quindi ok, va bene signori. È la versione alfa 0.2, quindi diciamo è la versione tra virgolette maggiore, pur se è un alfa. E oggi vediamo un po' tutte le novità che ci sono in questa versione. Diciamo che la prima novità in assoluto è quella della seconda fase di combo. Ossia, dopo il primo attacco normale è possibile sferrare un secondo attacco cliccando velocemente. Ovviamente, figliuoli, questo è solo l'inizio del sistema di combo. In futuro sarà molto, 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 molto più ampio. Come seconda cosa che si può notare, è quella che abbiamo aggiunto le ondate. Ossia, adesso no, il gioco non si fermerà alla prima ondata dopo aver ucciso i primi 30 mob. Ma continuerà, mi sembra, fino all'ondata 20, e fino a quando poi l'ultima ondata avrà moltissimi mob pur di non farvi finire. Va bene, i movimenti sono diventati più scattanti, adesso ci si può muovere prima dopo aver attaccato. E una novità abbastanza carina è quella dei cuori. Si genereranno questi cristalli di vita sporadicamente sul territorio per poi scomparire dopo 60 secondi. Donano 30 punti vita. Ovviamente anche il valore di vita che danno è abbastanza provvisorio. Cuoricino, cuoricino, cuoricino. Yes! Fa anche il suono adesso. Nella versione intermedia non faceva il suono. Da notare che sono livello 24. Ho giocato troppo a questo gioco. Una funzionalità provvisoria che abbiamo aggiunto è quella del passaggio da giorno a notte. Cliccando i tasti M ed N si può passare dal giorno alla notte. Chiaramente, secondo me, il paesaggio notturno è già più suggestivo o comunque dà un'atmosfera completamente diversa, oltre al fatto che adesso le texture del cielo sono molto più dettagliate, anche se comunque sono provvisorie, soprattutto perché sono più o meno prese da Google Immagini e perché in futuro i cieli saranno completamente fatti da me. Cuoricino! Yes! Muori! Abbiamo aggiunto molte più scritte, soprattutto nella schermata di pausa, per far capire a voi acefali qualcosa in più. In più, sulla destra ci sono scritti un po' tutti i comandi che ci sono, tra cui anche il tasto della morte. Premendo K vi potete suicidare. Un'altra funzionalità è la difesa, cioè cliccando con il tasto destro si creerà davanti a voi questo piccolo scudo per qualche frazione di secondo, che attutirà il danno e riceverete, mentre lo scudo è attivo, soltanto un terzo del danno normale. Chiaramente in futuro potremmo anche doverlo perfezionare. Voglio arrivare all'ondata numero 6, che nell'ondata 6 dovrebbero apparire i mob a 4, che abbiamo anche completato il mob a 4. Infatti adesso il mob a 4 attaccherà non più con un solo tipo di attacco, ma con tre tipi di attacchi differenti. E poi ci sono anche delle funzionalità di debug. Soltanto per gli sviluppatori, cioè per noi. Non dovreste utilizzarle nel gioco, tipo premendo F2 potete volare. Premendo F3 ricadete lentamente al suolo. Oppure premendo F6 aumenta la velocità, premendo F7 si riduce. Sono comandi che verranno rimossi comunque molto presto. Da notare che con il passare delle ondate i mob diventano sempre di più, fino a fermarsi ad un massimo di 30, e man mano che si va avanti la percentuale dei mob più forti aumenta sempre di più a discapito di questi piccolini. Ondata 5! Yeah! Scudo! Scudo! Scuda! Dopo vi faccio vedere l'animazione di morte, però non voglio morire adesso, altrimenti all'ondata 6 non ci arrivo mai. E vai, cuore! Ecco qua il mob a 4, non mi uccidere, guardate come attacca. Questo era un solo attacco e ha fatto... No, non lo devo uccidere! Devo farti vedere al pubblico! Ti prego, non morire! Non devi morire! Voi andate via! Ok, un attacco. Poi, quest'altro tipo... Grazie. Quest'altro tipo di attacco. Vai. Vai. Insomma, adesso è diventato più particolare. Quando fa il doppio attacco, chiaramente infligge anche di più. Adesso, per questa cretinata che ho fatto, premendo F4 posso ripristinare la vita 250. Ma questa è una funzione solo per gli sviluppatori. Abbraccio di gruppo! Va bene, figlioli, ora posso morire in pace. Proviamo ad ucciderci con il tasto K. Come vedete, figlioli, adesso non torna direttamente al menu principale, ma prima c'è l'animazione, aspetta qualche secondo e poi torna al menu principale. Va bene, figlioli, diciamo che queste erano le novità in questa versione, poi chiaramente le sottigliezze potete anche vederle voi perché comunque c'è qualche cosa in più. C'è da dire che la barra dei punti esperienza che sta nelle statistiche non è ancora sincronizzata al gioco, quindi per adesso posso soltanto cliccare il tasto H per far aumentare un finto livello che...
non significa nulla, ragazzi. Non significa proprio nulla questa barra per adesso. Però nella versione correttiva che manderemo forse tra qualche giorno, potremmo già aver fatto questa modifica, cioè la sincronizzazione della barra dell'esperienza che sta nella schermata delle statistiche con quella che sta nel gioco. Va bene, figlioli, quindi vi saluto mentre ascendo alla divinità. Il gioco lo potete scaricare dal sito, il link è in descrizione, quindi ricordate sempre che è un alfa, perciò non venitemi a bestemmiare se pensate che il gioco sia monotono. E mentre sparo nel vuoto, vi saluto. Ciao ciao, figlioli.